Buonasera amici di Vestia Sport, sono qui con Patrizio Fazzini, mister del Genova. Oggi sui ragazzi hanno pareggiato 2-2, è una partita folle, 4 gol, 2 reni colpiti dagli avversari. È stata una bella rimonta nel secondo tempo, dopo che nel primo tempo l'uscita era spenta, si è andati sotto di 2 reti, avete rischiato tanto, però siete usciti con grande carattere nella ripresa. Mister, un commento su questa partita. Ma è una partita fatta in maniera proprio rocambolesca, perché devo dire che i primi 25 minuti noi abbiamo veramente giocato al calcio. Poi purtroppo c'è stato questo errore e abbiamo subito l'1-2 nell'arco di 5 minuti. Questo è purtroppo, io per quanto riguarda i ragazzi, per quanto riguarda il discorso del gioco, i primi 25 minuti hanno fatto una grandissima partita. Ci è mancato il gol, abbiamo sbagliato un gol, poi abbiamo preso questi 2 gol con due errori nostri e siamo andati alla fine del primo tempo sotto 2-0. Ho ribaltato lo spogliatoio, però un grande merito a questi ragazzi che hanno fatto un secondo tempo veramente impressionante, e noi dobbiamo ripartire da questo secondo tempo, da qui alla fine del campionato. Questa è stata la reazione che voglio da ragazzi, da tutti, e poi ci sono stati alcuni cambi fondamentali e poi tante problematiche le abbiamo avute, anche molte assenze, però noi sopperiamo e guardiamo avanti. L'importante è andare avanti con la prestazione del secondo tempo, con una rabbia, con una cattiveria, con una determinazione, con il gioco, che abbiamo fatto 2 gol veramente importanti e belli a vedersi. E poi da ultimo, quando si voleva tutte e due vincere, abbiamo, come giustamente hai detto te, loro hanno preso il palo sul 2-2, noi con Compagnoni 2 volte li ha ribattuto. Purtroppo da ultimo si deve vincere tutte e due le squadre e il pareggio serve a poco, però a noi serve, perché la prestazione che abbiamo fatto oggi, il secondo tempo, è stata fantastica. Ora, subito testa alla prossima partita, che è anche la molto importante, che sarà un'altra finale, la sfida a salvezza contro il Corsanico. Domenica a Corsanico è proprio una battaglia, è proprio una guerra, è un campino 10x10, cioè mi hanno detto che è un campino molto piccolo, loro sono molto, molto, molto cattivi agonisticamente, ma cerchiamo di metterli in difficoltà in certe situazioni e speriamo che di riuscirne salvi, sia come risultato che come tutto il resto. Però insomma siamo talmente forti, talmente bravi, talmente coraggiosi, talmente determinati che noi dobbiamo andare a fare la partita, noi si deve andare a fare la partita là, senza aver paura di nessuno, assolutamente. Grazie mille, mister, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie a voi. Buonasera amici di Pistoia Sport, siamo qui con Paolo Cullai, attaccante del Genova. Oggi il suo gol è stato importantissimo perché ha raggiunto il risultato del 2-2 dopo aver rimontato appunto 2 gol nel primo tempo degli ospiti. Paolo, cosa aveva detto il mister nello spogliatoio? Ci siamo guardati un pochino tutti negli occhi e abbiamo capito che il primo tempo non era, diciamo, non era preso nella maniera giusta. Ci siamo guardati negli occhi, ci siamo abbracciati tutti e abbiamo detto che dovevamo ribaltare la partita, e così è stato. E non abbiamo vinto, però ci accontentiamo del 2-2 e del pareggio. Avete affrontato un grande carattere, infatti, il secondo tempo si è visto proprio un cambio di marcia totale. Il primo tempo, sì, avete giocato bene, prima mezz'ora, però siete crollati con quei 2 gol in pochi minuti, avete rischiato addirittura di prendere l'imbarcata, però avete reagito a grande squadra. Te hai fatto un'ottima prestazione per tutta la gara. Come la giudichi la tua gara? Mi sono sacrificato per rincorrere l'uomo e mi sono sacrificato per la squadra. E potevamo fare ancora meglio, però siamo un bel gruppo e col 2-2 l'abbiamo dimostrato, secondo me. Questo è stato il tuo quinto gol stagionale, e tra l'altro il tuo gol mancava addirittura dalla sfida d'andata nel recupero proprio contro Serricciolo. Sì. Era destino. E la prossima dovete La vincerla, anche prossima, per magari far scattare il meccanismo della forbice per la salvarvi. prossima è uno scontro diretto. Ci siamo guardati a fine partita negli occhi e sappiamo che una partita è una guerra, non è una partita. E sappiamo delle nostre potenzialità e dobbiamo scendere in campo e asfaltarli, tra virgolette, fare del nostro meglio. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie.